Benissimo, è il momento allora di andare a Tenboto. Posso confermare che questo è il punto d'ingresso più sicuro per accedere alla prigione. Perfetto, ora che abbiamo risolto la questione possiamo finalmente infiltrarci nella prigione di Kanoe. Kanoe. Facciamo venire tutti gli altri e iniziamo? Certo. Bene, Sofia, telefona agli altri e falli venire qui. Ok, ricevuto. Così è questo il nostro punto d'ingresso stavolta. Se la sua parola chiave è davvero il nome di un supereroe, chissà che aspetto avrà la sua prigione. Non sarà carina, questo è poco ma sicuro. Entriamo, siete tutti pronti? Sì, andiamo. Chiudiamo questa faccenda una volta per tutte. Questo è per tutti, persino per quelli che sono stati trasformati in monarchi. Con noi la pagherà cara per aver giocato con i cuori delle persone in quel modo. Inizio operazione, inserimento della parola chiave su Emma. La parola chiave è Zephyrman. Vediamo com'è questa prigione allora. Beh, sembra una città normalissima. Ma qualcosa è diverso a quanto pare. No, un'altra astronave? No, un dirigibile, ok. Un'altra volta un'astronave? No, sarebbe stata un po' riciclata, eh. Bella la musica, questa mi piace. Mi piace. Mi è piaciuta la canzone. Allora, cambiamo la squadra. Io farei Zenkichi, Yusuke e ci serve un healer. Quindi o facciamo Morgana o facciamo Sofia. Facciamo Morgana. Nonostante tutto in realtà Zenkichi è bello livellato, non c'è da dire nulla. Ma voglio fare in modo che Zenkichi riceva tutto quanto il possibile. Abbiamo ancora 12 punti che vorrei sfruttare. Io farei aumenta il danno degli attacchi speciali. Ci rimangono 2 punti e non ci facciamo nulla. Perfetto. E allora entriamo nella prigione. Beh, almeno l'infiltrazione è andata bene. Restate allerta. Qui potrebbe esserci la mente che ha architettato tutto ciò che abbiamo dovuto subire finora. La sicurezza sarà strettissima. Giusto, dobbiamo aspettarci che Konoe sappia come funziona la prigione. Immagino quello sia il castello di Konoe. Se è così abbiamo una destinazione. È ora di muoversi allora. Fatemi vedere come si fa, ragazzi. Oh, Zenkichi. Molto più confidente adesso, mi piace. Aspettate un secondo, fermatevi. Che c'è, Oracle? Guardate un po'. E quello che diavolo è? Una mitragliatrice? E ha anche una telecamera di sicurezza. Probabilmente apre il fuoco se ci avviciniamo troppo. Quindi è la stessa cosa che abbiamo visto a Shibuya. Il castello è appena oltre, quindi dobbiamo prima sistemare questo problema. Se dovessi fare delle ipotesi, direi che c'è un nucleo da qualche parte nei dintorni ad alimentarlo. Ho visto qualcosa che sembrava un torrione alla prigione più in alto. Sarà probabilmente lì, anche se qui funziona come sempre. Bene, sarà quella la nostra prima tappa. Muoviamoci. Torrione della prigione? Beh, mi sa che scoprirò cos'è quando ci arriverò. È un annuncio? Salve, probi cittadini. Avete visto qualche malfattore nei dintorni? Se sì, siete pregati di segnalarli immediatamente. Il nostro eroe arriverà per risvegliare i loro cuori. Akira è il nostro vero eroe. Lui è l'unico che può salvare il mondo. Akira terrà tutti al sicuro con il potere di risvegliare i cuori. Lui proteggerà il nostro stile di vita. Akira? Si riferisce sicuramente a Konoe. Immagino che in questo mondo sia un supereroe. Quindi è così che si vede. Che ironia. Il cattivo che interpreta l'eroe. Beh, effettivamente in questa storia per tutti siete voi il cattivo, quindi tenere tutti al sicuro con il potere di risvegliare i cuori. E questo che vuol dire? E questa voce? Ma è Emma? Un falso eroe che si mette in mostra in tutta la città futuristica. Questo mi dà l'impressione di essere una grossa distopia. Questo significa che siamo noi cattivi. Bah, che stronzata. Sveleremo chi è davvero allora.
Sì, tutti sapranno la verità. Gli faremo vedere chi è il vero cattivo. Giustamente. Quindi dobbiamo evitare tutte le luci. Ho visto il torrione della prigione da quella parte. Andiamo prima ad est. Sarà una bella scarpinata, meglio essere pronti all'idea. Giustamente. Il punto è che io non mi posso proprio avvicinare alle luci, nel senso neanche in prossimità. Questo mi fa risalire, giusto? Sì. Ok, le persone non mi sembrano troppo cattive in realtà, mi sembrano adeguate alla zona. Quindi io sono abbastanza di livello giusto per essere qui. Il fatto è che dovrei avere qualche persona adatta allo scopo, diciamo. Fammi vedere una roba. Ok, abbiamo fatto tutto. Il punto è che vi stavo dicendo è che mi servirebbe creare qualche persona. Come faccio a passare io? Mi servirebbe creare qualche persona adatta allo scopo. Ma scusami, qua io non ci passo. Ehi, ci ha sparato davvero. Cercare di passare a forza non servirà. Cerco una strada più sicura e la indico sulla mappa. Faremo un giro più largo, ma almeno non verremo crivellati di colpi. Ok, quindi devo fare proprio il giro non largo di più. Allora, vediamo. Sono tutti arancioni, quindi comunque ce li possiamo permettere di affrontare. Il vero problema è vedere a cosa siete deboli. Allora, cosa siete deboli? Al vento resistete ai colpi da sparo, va bene. Mamma mia, Zenkichi ha veramente quella marcia non in più, ma di più proprio, ma proprio più. Non ha debolezze, ha un sacco di resistenze e a livello d'attacco fisico, Zenkichi secondo me può veramente contrastare quello che per me è l'utilizzare Yusuke. Quindi dobbiamo salire ora e farci tutta la strada sopra i tetti, perché sennò le mitragliatrici ci sparano. Che risata, ma c'era bisogno. Ma io ora posso... Ecco, stavo dicendo, posso scendere tranquillamente. La verità è che non volevo scendere. Minchia, che menata. Aspetta che... Ecco fatto. Spacco la faccia a tutti quanti. Dove vai? Dove vai? Che devo ricaricarmi la vita. La cosa bella di Zenkichi è che potenziandolo veramente con risucchio vitale vai oltre. Principati ha preso potenza amnesia. Wow. E Zorio potenzia vento. Questo è utile. Quando giochi Zenkichi in campo, devi avere per forza un healer o comunque continuare a ricaricarti la vita. Perché se no, crepi troppo velocemente. Ehi, che state facendo? Ma quello è una sentinella ragno. Madonna mia. Mamma mia, che cattiveria. E sto già per crepare. Aspetta che... Mi ricarico un po' di vita. È andata male. Madonna mia. Ho capito che qua è pieno di gente, ma santo cielo, c'era bisogno di farmi esplodere. Allora, aspetta. Riportiamo in vita Zenkichi. Ma la finite di colpirmi? Devo ricaricare. Allora, riportiamo in vita Zenkichi. Riportiamo tutti quanti a pieno HP. Benissimo, vieni qua. Che mi devo occupare di voi. Perfetto, ottimo. Benissimo, ecco fatto. Ce la siamo cavata. Devo dire che tutti quei cannoni non erano effettivamente una cosa comoda da schivare. Perfetto, si prosegue da questa parte. Ora, dov'è che dobbiamo andare?
Allora, noi ci troviamo qui, dobbiamo girare a destra, poi a sinistra, poi tutto dritta. Perfetto. Vediamo se questo riesco a fargli un'imboscata. Perfetta, andata benissimo. Ehi, qua sotto c'è un forziere, ma è impossibile da raggiungere perché c'è il mitra per ora. Questo vuol dire che mi devo ancora spostare da questa parte e poi, come ho detto, a sinistra. Ok, di qua invece strada chiusa, ma possiamo evitarla salendo qua sopra. E comodamente, ovviamente, c'è sempre un filo per i panni che ci permette di passare. Oh, ma come se la ride, se la ride Wolf. Perfetto, direi che abbiamo... No, scusami. Scusami. Ah, Dio mio, siamo ritornati al punto di partenza. Stavo dicendo, che è successo? Ecco, dovevo andare da questo lato. Stavo ritornando al punto di partenza. Che idiota. Quella, buongiorno, e se ti sparo? No, ovviamente. Il nemico principale è ovvio che non lo targhetti. Ma pensa un po'. Voi non mi convincete affatto. Ehi, ho capito, siete cattivi, non ci sono dubbi. Come dici? Amico, se qui c'è un cattivo, quello sei tu. Basta chiacchierare, vi giustizierò qui e ora, nel nome del nostro eroe Akira. Certo, tutto quello che vuoi, uomo col bazooka. Tu potresti essere un problema. Ecco che arriva, eliminatelo. Tu potresti essere un problema perché resisti agli attacchi fisici, il che... è un problema, ma sei debole allo psichico e all'oscurità. Vediamo, Joker ha qualcosa per noi? Ecco qua, concentrazione. Ottimo. E infine... aspetta. Mancatissimo, però almeno ho evitato il colpo. E infine, Mapsio. Stronzo, te lo sei meritato tutto. Dov'è? Eccolo qua. Scusa un attimo. Ok, facciamo molto poco danni. Vai. Perfetto. Ho sbagliato, dovevo ripassare la palla a Joker che ha la barra carica. Aspetta. Che cacchio. Aspetta. Mazio. Perfetto, ce lo sei beccato proprio in pieno. Ecco fatto. Mapsio, ogni volta che riesco a concentrarmi ti becco tutto. Ah, scusami, pensavo avesse evocato qualcuno. Raffica. Che è successo? Com'è che ho preso così tanti colpi? Che dolore. Aspetta, aspetta, aspetta. Uno, due e tre. Pam. Beccatelo. Vabbè che... ah, pensavo che Joker era lì per fare l'attacco assieme, invece solo una casualità. Pachiderma benevolo poi. Ok, richiamo del lupo. Quando furore attivo riduce il consumo di HP. Yes. Perfetto, ci manca solo Zanna Alfa, che non so cosa farà. Beccatelo. Benissimo, aspetta che mi devo ricaricare. Ottimo. E niente. Oh, calmo. Com'è che sono morti tutti? Quando è successo tutto ciò? Ho capito, aspetta, aspetta, aspetta. Devo riuscire ad usare gli oggetti. Ok, riportiamo in vita Morgana. Con Morgana riportiamo in vita... ho sbagliato. Però almeno posso evitare i colpi così. Ok, con Morgana riportiamo in vita
tutti quanti. Anzi, posso riportare solo in vita lui. Aspettami, ecco fatto. Il caffè delle Blanc, sempre su Morgana. Ecco, morto anche lui, ottimo. Riportiamo in vita anche Yusuke. Vediamo, me ne rimangono abbastanza, sì, perfetto. E di nuovo, carry delle Blanc su tutti quanti. Così, ridò la vita a tutti. Ottimo, ora sì che possiamo ricombattere. Che dolore. Che male. Sì, vabbè, ma ho capito. Non è possibile che... Vai, vai di Megiddo. Non è possibile che io faccio così poco danno. E, cioè, meglio, stiamo facendo dei buoni danni, ma lui ce ne fa di più. Lui ce ne fa ancora di più. Allora, concentrazione. Dai, colpisci. Mazio. Oh, è finalmente assalto. Certo che sto pachiderma mena, 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 mena. Che poi io sto continuando ad attaccare mentalmente con gli attacchi fisici quando so benissimo che non dovrei. Il punto è proprio quello. Qua ci servirebbe Skull. Aia, che male. Non potevi farlo dopo il supporto vitale. 1, 2, 3. Che cazzo. Siamo rimasti gli unici due attaccanti fisici contro l'unico nemico che ci resiste a tutti gli attacchi fisici. Che culo. Ok, benissimo. Benissimo. È rimasto solo Yusuke. Riportiamo di nuovo in vita Joker. Riportiamo in vita Morgana. E così con Morgana riportiamo in vita Zenkichi. E curiamo tutti quanti. Ottima strategia come sempre. Devo rifarmi un sacco di perline rigeneranti. Aia, che dolore. Scusa un attimo, fermo. Annulla gli attacchi di vento. Bravo, sono proprio stupido. È morto Yusuke. Bene. Aia, che male. Riprenditi. Ok. Dai. Sì, ma che palle. Ok, 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 ci siamo. Megiddo. Sì, lo so che Wolf non è atto agli attacchi magici, ma in questo momento lui ha un sacco di SP e gli attacchi divini fanno un sacco di male. Bene. Per fortuna che Morgana ci ha salvato il culo. Dai, prendimi. Perfetto. È stato un combattimento combattuto, non voglio negarlo. Quella, quella, aspetta, aspetta. Tutta la gente che mi stava inseguendo già. Ho bisogno che qualcuno ci curi. Perfetto, grazie. E ora possiamo continuare. Oh, ma guarda, un forziere. Con Amrita Soda, ottimo. Saliamo qua sopra e proseguiamo sul solito filo Deus Ex Machina. Cioè, ovunque
Basta salire e prendere un filo per evitare tutti i nemici. Cioè, che cazzo serve la sicurezza quando ci sono i fili? Perfetto, proseguiamo da questo lato, saliamo sopra e finalmente dovremmo essere riusciti ad arrivare al primo checkpoint di quest'area. Vedo un'altra gabbia, eh beh certo. Dov'è il checkpoint? Non lo vedo. Ah, benissimo, dovevo aspettare. Ah, aspetta! Queste sono le persone che sono state trasformate in monarchi. Per lui era tutto una specie di grande show. È probabile che li vedesse soltanto come mezzi per raggiungere un fine, niente di più. Quindi questo coglione usa queste persone e poi è così che le ripaga. Ma che stronzo! Sì, è proprio uno stronzo. Ed ecco qua il nostro checkpoint.